E quindi vorrei sapere Guardi, io se come. sono uscita dalla maggioranza e sono passata all'opposizione, uno dei motivi principali è il cosiddetto metodo Renzi, ossia quello dell'uomo solo al comando, arrogante e prepotente, che pensa di poter governare anche le aule parlamentari, venendo meno a quello che è anche una prassi e un rispetto delle istituzioni che lui ancora una volta ha confermato nell'attacco a Grasso. Punto. Detto questo, a me dispiace una cosa, cioè a me dispiace che nel perenne congresso interno al Partito Democratico tra minoranza, maggioranza e chi più ne ha più ne metta, chi ne sta rimettendo è innanzitutto questa discussione sulla Costituzione italiana, cioè io capisco che agli italiani che magari ci guardano il tema Costituzione possa sembrare poco attraente o comunque sia non riguarda direttamente i loro interessi principali o comunque più urgenti, ma quando si parla di modifica della Costituzione si sta parlando per un parlamentare di uno degli atti più importanti da votare in Parlamento e quindi una delle cose più importanti da fare nell'ambito della propria missione che si ha in quel momento per il ruolo che si ricopre. Tutto questo sta avvenendo svilito da un atteggiamento assolutamente poco producente che produrrà un papocchio da un punto di vista normativo, per cui noi avremo un Senato che non si sa bene che cosa farà. Parallelamente, accoppiato al tema della legge elettorale che è stata approvata senza il mio voto, noi avremo un deficit di democrazia di cui poi gli italiani a cui gli italiani guarderanno e di cui si dovrà tener conto. Ma tutto Detto questo questo, rispetto. però, scusami, detto questo, però, il vero problema è che Renzi è bravissimo. Io, tanto perché siamo nelle citazioni, c'è una canzone bellissima che io adoro di Ligabue, uno dei miei Ieri lui ha cantautori citato. preferiti, purtroppo me l'ha citato pure Renzi, che dice: noi siamo quelli tra palco e realtà. Renzi non è tra il palco e la realtà, Renzi sta solo sul palco e quindi finché dirige lui l'orchestra va tutto bene. Quando non la dirige più lui, allora attacca ed è quello che sta facendo con Grasso. Mi chiedo se un presidente del Consiglio si possa comportare così, ma del resto lui è quello di Enrico Sei Sereno, quindi non mi sorprende più nulla di quello che fa Renzi.